La festa della liberazione, il Cesena l'ha celebrata come Dio comanda. Liberazione dai patemi di una stagione intera, dalla paura di affondare e dalla scarsa lucidità nei momenti topici. Il 4-1 inflitto al Benevento è frutto di un autentico dominio esercitato dalla squadra di Camplone, anche se il primo spavento lo procurano i Sanniti, con la traversa colta sul tiro crossa dell'ex Falco. In un primo tempo comunque avaro di emozioni, eccezion fatta per la girata di Ciano salvata in corner da Cragno. Che differenza con la ripresa! Pronti via, ed è lo stesso Ciano a spalancare le porte dell'1-0 a Crimi. Nemmeno il tempo di riprendere fiato, che è già raddoppio. Corner lungo dalla destra, Crimi aggiusta tutto e Ligi scarica in rete con tutta la forza e la rabbia che ha in corpo. Il Cesena vola sulle ali dell'entusiasmo, come l'Aribi, che duetta con Cocco ed infierisce sul Benevento con un sinistro morbido. Il quarto gol porta la firma di Ciano, ed è giusto che sia così. Prestazione da giocatore totale per il numero 10, a dir poco devastante. Per la cronaca, ad un minuto dalla fine arriva anche la rete della bandiera di Cipsa. Niente che scombini il sonno di un Cesena, ora più che mai vicino alla salvezza.